Io mi chiamo Giacomo Griseri e studio fisica alla Sapienza. Mi chiamo Lidia Cirillo, vengo dalla provincia di Napoli e studio giurisprudenza alla Sapienza. Mi chiamo Serena Simonetti e vengo da un piccolo paesino sulla costa adriatica, in Abruzzo, e studio ingegneria gestionale all'Università di Roma Tor Vergata. Sono Gabriella Metrano, vengo da Viterbo e studio filosofia alla Sapienza. Mi chiamo Laura Antonini, vengo da Brescia e studio chimica e tecnologie farmaceutiche alla Sapienza di Roma. Ho scelto il Lamor Pozzani perché ritengo che dia alla mia istruzione, alla mia preparazione, un futuro, qualcosa di più di una semplice università. Perché mi piace studiare, ma mi piace anche condividere altri aspetti della vita universitaria che non sono necessariamente legati alla materia di studio, ecco. Una formazione personale che non fosse legata solamente alla materia che si sceglie di studiare all'università, ma fosse a 360 gradi e abbracciasse cose come il mondo dell'economia o il mondo della politica. Credo che mi possa dare la possibilità di ampliare l'orizzonte dei miei studi anche al di là di quello che è l'obiettivo principale della facoltà di ingegneria, appunto, e quindi di dare un più ampio respiro alla mia formazione personale e professionale. Permette ovviamente anche di costruirsi una rete di relazioni che può essere molto utile anche in ambito lavorativo, sicuramente. Perché ritengo che la vita che collegiale rappresenti un'opportunità di crescita e formativa a 360 gradi. Vivere con persone che studiano filosofia, legge, matematica permette di arricchire sotto ogni punto di vista, sotto ogni fronte, la propria cultura, la propria conoscenza, anche le proprie esperienze e soprattutto paragonarle fra di loro. Le attività integrative sono estremamente interessanti, importantissime, si snodano su diversi ambiti particolarmente importanti e anche vari, così da dare una base a tutti comune. In modo multidisciplinare e diciamo che sono anche molto, molto attente a quelle che sono le necessità del mondo di oggi. Ci danno l'opportunità di ampliare la nostra cassetta degli strumenti personale e ci offrono tanti stimoli di approfondimento. Altra cosa che apprezzo parecchio sono gli incontri seriali, nei quali è possibile, se vogliamo, scoprire il lato non più intimo, però più personale di persone, comunque cavalieri del lavoro, che per certi versi hanno avuto sicuramente una brillante carriera e, se vogliamo, ecco, prendere spunto da quelle che sono state le loro esperienze. Il motivo per cui avevo scelto filosofia era di capire un po' il senso del mondo, però le attività del collegio mi stanno facendo capire come va il mondo, com'è il mondo, quindi un piano molto attuale, un piano assolutamente pratico. Venendo alla Lamor Pozzani ho trovato davvero una seconda famiglia, quindi ragazzi che ti appoggiano sempre, specialmente i più grandi, quindi hanno già vissuto l'esperienza universitaria e quindi sono pronte ad aiutarti non solo appunto per esami e quant'altro, quindi dal punto di vista un po' più universitario, ma anche dal punto di vista umano, un qualsiasi problema abbiamo sempre potuto contare su di loro e questo è veramente essere parte di una grande famiglia. L'essere parte di una comunità di studio è uno stimolo non indifferente, anzi è uno di quelli, forse quello principale, ecco, all'interno di una struttura come questa. Poter stare al collegio è un'opportunità non indifferente per avere sempre la possibilità di confrontarsi con persone della mia stessa età. Ecco. Il contatto quotidiano con persone che studiano discipline anche molto lontane dal mio percorso in studi è sicuramente un'occasione di arricchimento personale. Sei veramente all'interno di un gruppo, il senso di comunità è forte. Cosa mi ha colpito da quando sono arrivato qui? Sicuramente il clima caloroso con cui siamo stati accolti fin dai primi giorni. Il multiculturalismo. L'apertura delle persone che mi circondano. Le persone che ho incontrato, insomma, i rapporti che ho instaurato con loro. L'energia che si respira.